Noi sabato facciamo il congresso regionale e poi nelle settimane successive faremo tutti i congressi provinciali, che stanno a significare che è un partito democratico, un partito libero, aperto, plurale e democratico, dove non c'è una sola persona che sono io, anzi non ci sarò più leader in Sicilia perché andrò a fare il mio lavoro in giro per l'Italia. Ci sarà una classe dirigente che farà le liste per le comunali a Caltanissetta, presentando la lista della Democrazia Cristiana che torna nella scheda elettorale di Caltanissetta dopo tanti anni, e ci sarà la lista della Democrazia Cristiana anche in seno al Consiglio Provinciale, per la cui rielezione stiamo facendo una grande battaglia, perché noi vogliamo rifare le province, vogliamo ridare al territorio una rappresentanza provinciale che manca da troppo tempo, da quando qualcuno pensò di chiudere le province andando in televisione, e pensiamo che una classe dirigente deve avere a cuore il proprio territorio, deve conoscere il proprio territorio. Le province sono la capacità di dialogare tra le autonomie locali e la regione. È chiaro che la Democrazia Cristiana avrà le sue liste sia per le comunali che per le provinciali. A quelli che non vanno a votare io voglio ricordare una frase di De Gasperi, che diceva: la politica la si fa o la si subisce. Chi non va a votare sceglie di non fare politica, di non partecipare al gioco della democrazia elettiva e quindi subisce la politica. Chi sceglie di non partecipare rinuncia a poter essere protagonista nella scelta e fa sì che altri scelgano per lui, e quindi non ha motivo di lamentarsi quando le scelte sono sbagliate. Quindi non partecipare al voto, non andare a votare è una scelta perdente, perché si delega agli altri quello che ognuno dovrebbe volere per se stesso. Quindi se vogliamo cambiare, se le cose che non vanno bene non ci convincono, se le vogliamo modificare, partecipiamo alla politica candidandoci e cercando il voto.